Lorenzo Bastelli, il ragazzo bolognese di 14 anni, è morto stanotte, dopo aver passato gli ultimi mesi costretto nella sua casa di Castel San Pietro Terme, a causa della recidiva di un sarcoma di Ewing. Ma ad allietare i suoi ultimi giorni ci hanno pensato lettere e pensieri arrivati da ogni parte d'Italia. Lo scorso ottobre, la sua mamma aveva lanciato un appello sui social chiedendo di inviare una lettera, un disegno o una foto di un animale per aiutare il figlio Lorenzo a distrarsi, a conoscere il mondo e non pensare alla sua orribile malattia. A quell'appello avevano risposto tantissime persone che avevano spedito all'indirizzo di residenza del ragazzino, iscritto alla prima liceo scientifico, un pensiero, una fotografia o semplicemente un saluto. Nella notte, Lorenzo Bastelli è stato vinto dal male, a dirlo, sul suo profilo Facebook è la madre, Francesca Ferri. Lorenzo, scrive in un post, ci ha lasciato alle 2:22 di oggi 22 novembre 2022. Si è addormentato tra le mie braccia, sereno, mi ha sussurrato in questi giorni sempre «Mamma, ti amo». Vorrei poter dire che è stato tutto semplice ma, nonostante la sua voglia di vivere immensa fino alla fine, la situazione da venerdì era peggiorata tantissimo. Parlerò a nome suo, sono sicura, prosegue la mamma, che Lorenzo abbia vissuto l'ultimo mese della sua vita dentro a un sogno, nonostante il dolore fisico. Grazie a tutti quelli che gli hanno voluto bene, grazie all'amore immenso che ha sentito da parte di un mondo intero e da parte nostra che lo abbiamo amato più di quanto umanamente possibile. Grazie, conclude, abbracciaci tutti amore mio, ma ancora di più abbiamo bisogno di sentire che sei libero di brillare più forte che puoi.